Ti piace la birra post esercizio? Fantastico, allora annacquala. Beh, questa cosa magari piace un po' di meno. In altri video abbiamo visto che effettivamente la birra produce un deterioramento nell'idratazione, ovvero fa urinare molto di più della singola acqua, magari con sali minerali, però effettivamente altre ricerche hanno anche dimostrato che bere birra fino a magari 500-600 ml, quindi veramente tanta, ma unita ad altrettanta acqua non comporta più lo stesso rischio. Quindi effettivamente, se volete d'altronde dar sfogo alla vostra voglia di bere birra, potete farlo, ma dovete sempre unire tanta acqua, altrimenti effettivamente solo la birra vi porta ad una perdita dell'idratazione e non va a compensare i liquidi persi. Però ovviamente così tanta birra compromette anche lo stato della performance, oltre che della salute, perché la quantità di alcol a quel punto non è più compatibile con il risultato agonistico della performance o anche della stessa salute di voi stessi. Quindi cercate un po' di equilibrare, di bilanciare che cosa è importante per l'idratazione, che cosa è importante per la vostra salute. Grazie, se vuoi condividere, ci sentiamo al prossimo.